guardate, l'aeroporto di Catania è la porta d'ingresso e di uscita principale della Sicilia, non soltanto di Catania e non soltanto della Sicilia orientale, ma di tutta la Sicilia. È l'aeroporto più importante del sud, è una vera e propria occasione di sviluppo di tutta la terra. Ecco per cui oggi l'incontro con la Presidente Baglieri e con l'amministratore delegato Torrisi non è stato il normale incontro di augurio di buon lavoro. Abbiamo cominciato subito a lavorare insieme con spirito di squadra per voltare pagina e per realizzare nuove importanti cose, la principale delle quali è ovviamente l'interramento della pista e la realizzazione, l'interramento della linea ferroviaria e la realizzazione della nuova pista. Ne parleremo col ministro Delrio all'inizio di dicembre per vedere il cronoprogramma di come funziona, ma abbiamo parlato di tutto il resto, dell'ingresso del comune dentro l'aeroporto, la realizzazione di un parcheggio praticamente dentro l'aeroporto, la realizzazione di una fermata ferroviaria in modo che si possa arrivare all'aeroporto anche con la stazione e tutte le occasioni che riguardano nuove linee. Ma abbiamo parlato anche di una cosa importantissima che è il costo dei biglietti dalla Sicilia verso il continente. È inammissibile, inconcepibile. Io l'ho sperimentato personalmente i giorni scorsi che un biglietto aereo costi 300, 400, anche 500 euro per raggiungere Roma. È una vergogna. Mentre al contrario da Roma si parte per Milano e si spendono 60 euro quando lì c'è l'alternativa del treno che costa francamente pochissimo e ci mette meno di 3 ore. Chiediamo attenzione da parte di tutte le compagnie. Lo chiederemo con le buone, ma sono pronto anche a battere i pugni sul tavolo per fare rispettare l'interesse dei siciliani.